Compagna Pellegrini, mi dici qualcosa perché stiamo in piazza oggi qua al Pantheon? Siamo in piazza perché quello che è accaduto con il decreto voluto dal governo Berlusconi per aggirare il pasticcio da loro stessi creato ha determinato una situazione assolutamente drammatica per il Paese, una situazione nella quale il sistema delle regole e quindi il sistema su cui si regge lo Stato democratico e gli equilibri dello Stato di diritto è stato pesantemente, drammaticamente ferito. Quello che ci ha profondamente deluso in tutta questa vicenda è tra l'altro l'acquiescenza del Presidente della Repubblica. Noi non avremmo mai creduto che Napolitano si sarebbe prestato a firmare un decreto che nei fatti stravolge la gara elettorale in corso d'opera, quando tutte le altre forze politiche hanno ottemperato agli obblighi previsti dalla legge e per i problemi interni al centro-destra, sia la lista PDL del Lazio, sia il listino Formigoni a Milano, sono incappate in vere e proprie irregolarità che la magistratura amministrativa ha rilevato. Questo è intollerabile. Noi siamo in piazza insieme a tutte le altre forze democratiche e ai cittadini che chiedono che vengano ripristinate le regole della democrazia, le regole che garantiscano i diritti elettorali e quindi i diritti politici con pari dignità per tutti, e siamo qua per dire che continueremo questa battaglia oltre oggi, domani, tutta questa settimana, che bisogna trovare insieme a tutti gli altri, agli altri partiti politici del centro-sinistra che finalmente sono scesi in piazza tutti insieme e uniti in questa battaglia, bisogna anche trovare le forme per spiegare al Paese il problema che si è aperto, che non è un fatto contingente, apre oscuri scenari per la nostra democrazia, per il futuro della stessa regolarità del voto a questo punto, e che quindi noi oggi siamo qui e chiediamo a tutti i nostri compagni, ai militanti, a tutti i democratici di continuare la mobilitazione per i prossimi giorni. Inoltre vorrei dire che noi dobbiamo da questi aspettarci, oltre a questo che hanno fatto, a questo atto che è un vero e proprio golpe rispetto al sistema delle garanzie, alla democrazia e alla nostra Costituzione, noi dobbiamo anche mettere in atto momenti di vera e propria vigilanza democratica, perché io credo che c'è da aspettarsi anche attacchi e provocazioni vere e proprie da questa destra che non ha esitato a calpestare le regole e che continua imperterrita ad applicare la legge della prepotenza e dell'arroganza nei confronti di tutti. Quindi è una battaglia durissima che inizia in queste ore ma che continuerà per molto tempo. Ti ringrazio. Grazie. È una chiamata al ripristino di legalità. Voglio che sia una mobilitazione, voglio che sia una riflessione di tutti, nelle case, al bar, nei posti di lavoro. Questa non è una cosa delegabile a chi che sia, è il gioco della democrazia del nostro paese. Grazie.